Abbiamo risposto ad un appello del MIMIT che aveva pubblicato un bando per raccogliere delle proposte progettuali finalizzate all'impiego della rete 5G. Era la nostra prima esperienza per la partecipazione a un bando italiano di questo tipo sull'innovazione, ma abbiamo vinto. Ora è tempo di pensare all'execution. Quando Lara mi ha parlato del bando, ho pensato che la soluzione migliore per il nostro progetto fosse l'Eurolega di basket. Abbiamo la location perfetta, il forum, e un partner tecnologico molto attento all'innovazione. Abbiamo ipotizzato come team che la cosa migliore fosse portare al cliente la prospettiva delle camerine 360 che avrebbero dato un'unicità della visione a uno sport già altamente spettacolare. Mi sono occupato delle relazioni e della negoziazione con i nostri partner, quindi il Forum di Milano, l'Olimpia Milano e l'Eurolega. Dopo l'esultanza, l'obiettivo del progetto era produrre contenuti immersivi 360, contribuiti con una funzionalità specifica del protocollo 5G. Il team si è composto con Sky, Fastweb ed NVP. Ci siamo conosciuti sia professionalmente che umanamente. Devo dire che abbiamo imparato molto l'uno dall'altro. In Sky ho trovato persone molto preparate, con la voglia e l'entusiasmo di partecipare al progetto. In particolare sto parlando di Emanuele e di Roberto. Quando Monica mi ha coinvolto su questo progetto è stato subito interessante. La mia parte è stata quella di prendere in carico la parte di processamento, delivery e di produzione di questi segnali dal forum in modalità immersiva e con rete 5G. Ho dovuto trovare tanti workaround per cercare di portare a casa la cosa in modo che fosse fruibile. Questo contenuto è stato studiato per tantissime piattaforme e adattarlo a tutte era comunque complicato. E la Tribe Digital poteva forse rimanere indifferente a un'opportunità del genere? Impossibile. Abbiamo colto la palla al balzo e abbiamo coinvolto fin da subito dei ragazzi inglesi del progetto Sky Academy. I ragazzi sono stati seguiti anche quotidianamente da Andrea Bilzi, il nostro Michael Jordan degli Scrum Master. Finita la formazione, la Tribe Digital ha ripreso il progetto, l'ha concluso e l'ha deliverato sulle pagine di Sky Sport. Ora bisognava dare visibilità a questo grande progetto. E quindi a marzo abbiamo coinvolto due giornalisti esterni e un collega di Sky TG24, Daniele Semeraro, per coinvolgerli e andare a vedere direttamente al forum la partita tra l'Armani Jeans Milano e il Bayern Monaco. I giornalisti hanno potuto provare con mano la sperimentazione e quindi vivere l'esperienza immersiva e dopo hanno potuto assistere alla partita direttamente dal palazzetto, vinta peraltro con largo margine dall'Olimpia Milano. È stato un grande lavoro di squadra, andato a segno.